Il ministro Tria consegna al Premier Conte il piano per la crescita, previsti incentivi fiscali, semplificazioni, nuovi investimenti e sblocco degli appalti. Gianpiero Scarpati. Sarà una manovra per la crescita. In vista del DEF, il governo mette in campo misure per rilanciare investimenti e consumi. Il piano del ministro Tria è già stato presentato al Premier Conte. Il Ministero dell'Economia propone un metodo di lavoro basato su un approccio unitario. Tutti i ministri dovranno elaborare interventi settoriali che confluiranno in un pacchetto unico, un decreto crescita. Tre le direttrici del piano: fisco, investimenti pubblici e privati. Alla base un ribaltamento dell'impostazione classica del documento di economia e finanza. Il rilancio dell'economia diventa prioritario rispetto ai conti, tenuti comunque sotto controllo. Via libera quindi a misure per semplificare gli appalti pubblici. L'idea, ventilata da Tria, è quella di una misura sperimentale per snellire le gare e le procedure per l'affidamento dei lavori. Tra le ipotesi, procedure più veloci per interventi fino a 5 milioni di euro. Per la spinta agli investimenti privati ci si affida ai nuovi incentivi per l'acquisto di macchinari, anche digitali, al ripristino del superammortamento al 130% e all'aumento della garanzia statale per i mini bond delle aziende. Misure specificano dal Ministero dell'Economia per dare fiducia alle nostre imprese e un segnale forte ai mercati.